una maestra, mia madre. È un po' così questa maggioranza, per cui di fronte alla sentenza della Corte europea fa 100.000 assunzioni di cui abbiamo parlato e fa metà del suo dovere. Non è che le fa tutto, ne fa metà. Rivendicarselo è una cosa giusta, l'ho detto in discussione generale, siamo intervenuti anche noi insieme al Ministro. È, come dire, la tentazione di chi di fronte a un boccone troppo appetibile dà metà morso invece di darlo intero. Vi dovete assumere la responsabilità di aver escluso un mondo di precariato e di precari che non state cancellando affatto. E vi dovevate assumere invece la responsabilità di una scelta politica più seria, più profonda, quella di farvi Grazie. carico di una responsabilità che lo Stato ha di fronte a questi cittadini Grazie. lavoratori. Grazie. A titolo personale, onorevole Pannarale. Grazie Presidente. Un Parlamento della Repubblica non è chiamato a bearsi dei piccoli passi in avanti che fa. Un Parlamento della Repubblica è chiamato a dare risposte a quelli che sono i problemi del Paese, a farsi carico delle fragilità. Ecco perché, Ministra, pur ringraziandola dell'intervento prima, devo dirle che lei non ha dato la risposta su cui le avevamo chiesto di interloquire. Noi sappiamo che ci sono 100.000 stabilizzazioni, questo lo ha richiesto la Corte europea e voi avete giustamente e prontamente risposto. Colleghi, per favore. Quello su cui invece non avete ancora dato risposte è sul fatto, come abbiamo messo in questo emendamento, che TFA, PAS, gli altri abilitati, ma ce ne sono tanti altri, rimangano fuori. Allora, queste persone le avete Concluda. utilizzate negli anni nella scuola, le avete divise perché per un governo autoritario i lavoratori divisi sono più deboli e Concluda, onorevole meno Pannarale. scomodi, li avete ricattati per far passare questa riforma, adesso, diciamo, starete comunque Grazie, chiamati a dare. grazie. Onorevole D'Ambrosio, a titolo personale. Grazie Presidente. Presidente, credo che la posizione del Movimento 5 Stelle sia chiara oramai da diversi interventi, però quello che è inaccettabile è venire qui in aula, dove ci sono le istituzioni, di fronte anche a persone che in questo momento sono coinvolte rispetto a quello di cui stiamo parlando, e sentire la paternale da chi adesso in quest'aula, uno, per una legge incostituzionale manco ci doveva essere. Due, ha tradito il mandato degli elettori, dei cittadini tramite la sua persona. Presidente, parlo con la collega Di Salvo. Prima di passare da sella al Partito Democratico, si dimetta, torna a casa, si faccia rieleggere anche da quegli insegnanti che votano Partito Democratico e poi ritorna qui a fare la riforma per loro. Ma torni a casa Grazie, prima. grazie D'Ambrosio. È iscritta a parlare.